Ciao a tutti, in questo video vedremo come realizzare questo bracciale. È un bracciale veramente semplice, semplicissimo, forse pure troppo, però risponde a due richieste che avevo ricevuto. Una riguardava l'utilizzo delle lampwork. Mi è stata richiesta un'idea su come appunto utilizzarle per creare qualche gioiello e a me è venuto in mente un bracciale. E poi avevo ricevuto anche un'altra richiesta riguardo al filo elastico. Io ho unito le due richieste e è uscito questo bracciale. È molto carino, è molto pratico, secondo me sportivo, anche molto estivo. Spero che vi piaccia, naturalmente poi lo vedrete più da vicino. E per quanto riguarda i materiali che ho utilizzato, vi lascio tutte le specifiche nel box, naturalmente, che adesso si trova sotto. Naturalmente spero che il tutorial sia chiaro e divertitevi. Per realizzare questa creazione avete bisogno di filo elastico, io userò questo Stretch Magic, il diametro 0,5 mm. Poi vi servono delle perle, che naturalmente sceglierete a seconda del vostro gusto, però vi consiglio di prendere delle perle che siano comunque belle, vistose, rifinite, perché saranno in qualche modo il centro del lavoro. Io ho usato queste lampwork, molto graziose, rosa e nere. Poi vi servono tre perle in argento, io le ho prese da 12 mm e le ho prese in argento perché queste sono veramente bellissime. Sono tre perle diverse, decorate in modo diverso, sono veramente stupende, tra l'altro molto molto rifinite. Si chiamano perline Bali, appunto in argento 925. Poi vi servono quattro distanziatori che abbiano un anellino sotto che vi permettano poi di agganciare i charms. Poi vi servono 4 charms, appunto. Io ho scelto questi che sono abbastanza semplici, molto lineari, niente di che, perché secondo me già il bracciale è particolarmente vistoso con le lampwork e le perle di argento e non volevo allontanare troppo l'attenzione appunto dalle lampwork e dalle perle. 4 anellini da 4 mm color argento ed un coprischiaccino che utilizzerò per coprire il nodo del filo elastico. Questa idea me l'ha fatta venire un'altra ragazza iscritta a YouTube, Dafunke, che invece lei aveva avuto un'idea secondo me ancora più graziosa, che era quella di unire due coppette insieme, incollarle e al loro interno nascondere il nodo del filo elastico. Delle perline nere 11/0 di misura. Tagliate un pezzo di filo elastico e iniziamo ad inserire i vari componenti su di esso. Questa è la sequenza che ho seguito io. Ho inserito le lampwork e le ho intervallate con delle perline nere intanto, come vedete, che si trovano in tutti gli spazi presenti tra le lampwork. Nel momento in cui tra due lampwork ho voluto inserire la perlina da 12 mm d'argento, ho inserito una sola perlina nera a destra e a sinistra della perlina d'argento, mentre nel momento in cui volevo inserire il distanziatore con l'anellino sottostante, ho inserito, come vedete, due perline nere a destra e a sinistra, in modo da dare al charm la possibilità di muoversi, perché altrimenti il lavoro è troppo compatto e il charm rimane là bloccato fermo e questa cosa non mi piace molto. Ho ripetuto la sequenza diverse volte, come vedete ho intervallato la presenza di una perla d'argento alla presenza di un distanziatore che poi permetterà l'aggiunta del charm e ho inserito tante lampwork fino a raggiungere la lunghezza del bracciale che desideravo. A questo punto bisogna fare soltanto un nodo, quindi si prendono le due estremità di filo e si annodano bene, tirando per bene il filo. Però senza esagerare perché poi comunque andremo a nascondere il nodo all'interno del coprischiaccino. Quindi dobbiamo comunque almeno lasciare lo spazio per inserire il coprischiaccino. Io vi consiglio di fare anche più nodi, se volete potete anche bloccare i nodi con la colla in modo che il tutto risulti bello bloccato. Poi i fili in eccesso che escono dai nodi, volendo potete scegliere di reinserirli nelle perline che si trovano a fianco. Poi con una pinza a punta piatta non dentellata applichiamo il coprischiaccino all'altezza del nodo e volendo a questo punto potete anche aggiungere un po' di colla per cercare di bloccare bene il nodo all'interno del coprischiaccino. Questo poi sta a vostra discrezione. Lavorate il coprischiaccino con le pinze a punta piatta fino a chiuderlo completamente in maniera che assuma la forma tondeggiante in questo modo. Adesso dobbiamo applicare i pendenti con gli anellini da 4 mm. Quindi apriamo gli anellini da 4 mm,
All'interno inseriamo il charm e poi facciamo passare l'anellino anche all'interno dell'anello sottostante il distanziatore. E poi chiudiamo l'anellino. Ripetiamo lo stesso passaggio per tutti gli altri tre distanziatori che abbiamo liberi. E il bracciale è terminato. Come vedete, sono tutti i charms attaccati. Molto semplice. Io spero che il video sia stato chiaro, che la realizzazione, per quanto semplice, comunque vi sia stata di ispirazione, vi sia piaciuta e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!